da condividere con voi. E soprattutto Fraser ha a disposizione da adesso, diciamo, una mezz'oretta, perché poi lui alle 9 di ogni martedì sera va live sul suo profilo, appunto, Fraser Brooks. E alle 9? Alle 9, esatto. Quindi chi di voi non lo segue ancora può andare sul suo profilo, Fraser Brooks, mettere following, oppure andare su Instagram, stessa cosa, Fraser Brooks, e seguirlo lì. Così potete anche vedere quando lui va live per i prossimi giorni, ok? Quindi ora stiamo crescendo, non siamo ancora a 500, ma sono sicuro che piano piano condividete e ci arriveremo. Io direi di introdurre in questo momento Fraser. You there, mate? Can you hear us? Yes! Yes! Ciao a tutti! Ciao! Yeah! How are you? 200 people on the line, mate. Nice, mate. I'm full of Italian today. Oh, San Pellegrino. Yeah, you love Italian. Yes. San Pellegrino. So, you need, ragazzi, dovete sapere, Fraser tifa Liverpool, stasera c'è Napoli-Liverpool e Liverpool perderà, quindi lui. Liverpool 1, Napoli 0. Perfetto, allora Fraser ora condividerà quello che dicevo riguardo al profilo, io tradurrò, e poi se avete domande, un 10 minuti appena finito, Ale me le leggerà qua dal cellulare e le facciamo, ok? So yeah, maybe if you want to start and I translate whenever you stop. You're going to translate? Yeah, I try. Oh, I've got to watch what I've got to say then. Right. Well, first of all, thank you so much for having me on here. It's great to meet all of you guys. Grazie innanzitutto per avermi qui, è piacere di conoscervi tutti. And thank you for Vincenzo for translating me. I think this is the first time, actually. E grazie a Vincenzo che traduce. Questa è la prima volta in realtà che traduco, proprio perché è la prima volta che Fraser parla in Italia. Probably because he's not very good at translating. Exactly. I'm not going to translate this. I want to share with you guys three fundamentals. Tre fondamentali, tre cose basi. The first one is an acronym. Il primo è un acronimo. Ora sarà in inglese, vediamo come traduciamo in italiano. Okay. So the word is mate, M-A-T-E. La parola è mate, mate, M-A-T-E. This is not going to work for the Italian speaking, but it's going to be hilarious. So the M stands for message. M, message, cioè messaggio. So you've got to focus on one or two messages that you're going to put out onto the platform. Quindi dovete focalizzarvi su uno, massimo due messaggi che condividete sulla piattaforma, cioè sul vostro profilo Facebook. Let's say we were all going to watch a movie tonight. Diciamo, guardiamo un film stasera. We would probably say, what type of movie do we want to watch? E quindi ci chiediamo, che tipo di film vogliamo vedere stasera? Maybe action, comedy, drama. Azione, commedia, drammatico. Horror, thriller, sci-fi. Horror, thriller, non so come l'ultimo. Sci-fi. It's usually one or two. Quindi di solito è uno o due. You're not going to say, I know, I want to watch a horror, thriller, sci-fi, drama, action tonight. Non è che dici, vuoi guardare stasera un horror, thriller, drama tutto insieme. Well done. So maybe you want to talk about fitness. Forse vi piace parlare di fitness. Travel. Viaggiare. Dogs. Cani. Football. Calcio. It doesn't matter. It doesn't have to relate to your product or your business. La cosa importante è che non è importante che questo si relaziona a una qualche link con il vostro prodotto, con il vostro business, ma è qualcosa che a cui voi piace parlare. The important thing is that you go on a winning streak. How do I translate this? Ooh. The important thing is that you win every day. Okay, la cosa importante è che ogni giorno sai di cosa parlare. For example, Liverpool are winning almost every game they play at the moment. Quindi, ad esempio, Liverpool vince tutte le partite che gioca, apart from tonight, right? Including tonight. Oh, naughty. So, including tonight, what happens when you win game after game after game after game? Cosa succede quando vinci ogni gara dopo l'altra? You go on a winning, you go on a run, you get into momentum.
Quindi stai acquisendo momentum, stai acquisendo queste azioni si Engaggio col tuo pubblico. sì. E And you feel good, you feel great. quindi ti senti bene. And you use that energy to do other things on social media. E quindi utilizzi questa energia per fare altre cose poi sui social. So that's the M. M, questo è M, il messaggio, quindi uno o due cose di cui parlare. So the A is for audience. The A is for audience. La è per audience, cioè pubblico. So now you have to go out there onto the social media platform. Ora vai appunto su Facebook. And go and connect with people who have interests in what you're posting about. E vai a connetterti, a cercare persone che sono interessate nelle stesse cose di cui tu posti, quella una o due cose. If I keep posting about Moretti beer and pizzas, Se tu posti, diciamo, birra Moretti e pizza. why would I go and add people who like surfing and knitting? Perché vado a trovare persone a cui piace surfare e però. Vincenzo loves knitting. Right? The T Poi, sì. is for timing. Quindi timing, cioè il tempo giusto. This is something that you cannot control. Questo è qualcosa che però tu non puoi controllare. But if you keep consistently talking about one or two things, Però se in modo costante tu parli in modo costante di una o due cose, you continually add the right people, poi aggiungi le persone giuste and then you keep doing it, e continui a farlo, you will create the E, andrai a creare la E, l'ultima lettera, which is engagement. che è interazione, engagement. And when people start to see the engagement increase on your posts, E quando altre persone vengono sul tuo profilo e vedono che l'interazione sul tuo profilo sta salendo post dopo post, you start to become an influencer. comincia a diventare quello che chiamiamo influencer. So this is the key to social media. Esatto, questa è la chiave per avere successo sui social. So let's talk about the message. Parliamo ora del messaggio di nuovo. The absolute most powerful way to build a brand, Il modo migliore, più potente per costruire un brand, to build a following, per avere un seguito, un following di persone, to generate leads, per generare contatti nuovi, per to get more sales, avere più distributori, più clienti, e and to build residual income. per finalmente costruire un'entrata passiva, Is using video. è utilizzare i video. Facebook Lives, Le dirette Facebook, Instagram Stories. le storie su Instagram. You cannot read tonality. Non puoi leggere la tonalità. I'm really excited. Sono molto euforico, sono molto eccitato. Goal, 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 Liverpool. Gol, 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 Napoli. No, no. San Pellegrino number, no, no. So the key is for you to be excited. Quindi la chiave è quando fai una diretta, quando fai un video, essere euforico, essere pieno di energia. E And share things that will educate people. condividere cose che insegnano qualcosa alle persone, Entertain people. le fanno divertire, Or inspire people. oppure ispirano le persone. So educating people is three top tips to losing weight without starving. Ad esempio, educare le persone, insegnare le persone tre consigli, i tre consigli migliori per perdere peso senza essere affamati. But Fraser, I don't know what to talk about. Però una domanda potrebbe essere, non so di preciso cosa di cui parlare. So there's a really, really awesome website. Write it down. C'è un sito internet top per questo, It's really popular here in the UK. molto popolare là nel Regno Unito, quindi sarà. It's called Google. Ed è chiamato Google. I don't know if it's in Italy. I don't know if they've, I don't know if they've, invented it over in Italy. Non è stato ancora inventato in Italia, forse. But you go on there and type in.
top tips to losing weight. E vai su Google e cerchi consigli migliori per perdere peso. There'll be millions of articles. Milioni di articoli. Millions of YouTube videos. Video su YouTube, milioni. All you need is 3. Basta trovarne 3. So, tip number 1. Primo consiglio. Eat avocado. Mangia avocado. Tip number 2. 2. Watch Liverpool Football Club beat Napoli. Guarda il Liverpool che vince contro il Napoli. Il Napoli vince contro il Liverpool. Yeah, famous Liverpool. Forza Liverpool. Tip number 3. Numero 3. Use this amazing supplement. Usa questo meraviglioso integratore. Oh, what's that? San Pellegrino. San Pellegrino? Yeah. Nice. What's that? Hey, Cos'è questo? If you want information about this or more tips, let me know. Quindi, se vuoi informazioni riguardo a questo qua, senza far vedere il nome chiaramente, fammi sapere. So then you go on your phone. Quindi vai poi sul telefono. The notes section. Dentro la sezione note. And you type in top 10 tips to losing weight. E cominci a scrivere 10 consigli migliori per perdere peso. 1. Eat avocado. 1. Mangia avocado. 2. Walk 10,000 steps. Cammina 10,000 passi. 3. Don't eat calzoni. 3. Non mangiare i calzoni. Number 4. Don't eat carbonara. Non mangiare carbonara. 4. Whatever. Then screenshot it. Poi fai lo screenshot. And when anyone asks for the further top 10 tips, you send it to them. E quando qualcuno chiede, ok, quali sono gli altri consigli, gliele mandi. You've now created a lead magnet. Quindi hai creato quello che si chiama in inglese, regalo magnete, lead magnet. What about inspiring people? Però, ad esempio, questo era insegnare. Ora, se vuoi ispirare le persone con i video. With your stories, just share your lifestyle, share where you are. Con le storie, ad esempio, puoi condividere il tuo stile di vita, dove sei, se sei in vacanza. So I'm at the gym today, I've got to do 10 burpees before Vincenzo does his 10 burpees. Sono oggi in palestra e devo fare 10 burpees, non so come si traduce bene, in esercizio prima che un'altra persona li fa. Who do you think is going to win? Chi pensi vincerà? Fraser? Fraser o Vincenzo? Nah, no. I'll win. So, you use video to get your face out there. I video sono importanti perché fanno sì che la tua faccia si vede sui social media. To get your voice heard. Per così le persone sentono la tua voce. But now we need to grow that list of people who are going to see these videos. Però ora è importante che aumentiamo la lista delle persone, il pubblico, che vedranno questi video. We are not going to pray to Mr. and Mrs. Universe. Non è che ci mettiamo là e preghiamo all'universo. Oh, please, Mr. and Mrs. Universe. Oh, per favore. Please let the perfect prospect see my Facebook live. Fa sì che il prospect, il cliente perfetto, vede il mio video. And then decide to buy my product. E poi decide di comprare. Post and pray doesn't work. Postare e pregare non funziona. So we have to go out there and find the right people. Quindi bisogna andare là fuori e trovare le persone giuste. So I don't know. I think I can share my screen. Oh, yes! We're no poor mate. Where? so, three ways for you to find the right audience. Adesso, cosa importante, 3 modi per trovare il pubblico giusto per voi. Number one. Primo. Is groups. Gruppi. So, find a keyword, a passion of yours. Quindi, trova una parola chiave che si relaziona alle passioni di cui ti piace parlare. Type it in at the top. Ad esempio, viaggiare, travel. Then go and click groups. Gruppi, clicchi là. Gruppi. Esatto. Liverpool 1, Napoli no. and then go and find a group. Quindi vai a trovare un gruppo. That has 10 plus posts a day. Devi trovare un gruppo che ha 10 o più post in questo giorno. Join the group.
lo ti unisci al gruppo. Then start to engage in the posts in the group. E poi la cosa importante è inizia ad interagire con i post in quel gruppo. Love the post. Quindi metti un love, un cuore. Comment on the post. Commenti. Add the people who have also commented on the post. Vai ad aggiungere le persone che hanno commentato su quel post. And message them. E mandi semplicemente un messaggio. Hey Vincenzo. Hey Vincenzo. Ciao Vincenzo. Ciao Vincenzo. Juventus are rubbish. Liverpool fa schifo. Hey Vincenzo, I noticed that, sorry, I loved the post you made in the best destinations to travel group. Ciao Vincenzo, mi piace davvero tanto, mi è piaciuto davvero tanto il post che hai fatto nel gruppo Best Destinations to Travel. Thought it would be cool to connect. Ho pensato che sarebbe carino chiederti l'amicizia. How are you? Come stai? That's it. Semplice. That's it. There's no rocket science to it. Non è niente di pazzesco, di straordinario. Semplicemente un messaggio semplicissimo. Some people will reply. Qualcuno risponderà. Some people won't. Qualcuno no. Some people will say, hey, great to meet you. Qualcuno dirà, hey, piacere di conoscerti. Some people will say, get lost, spammer. Qualcuno dirà, vaffanculo, spammer. Kind of. Yeah. Right? Some people will, some people won't. Sì, esatto. Qualcuno risponde, qualcuno no. Then maybe after a few weeks. Poi dopo qualche settimana. You make your own post in the best destinations to travel. Fai il tuo post all'interno di questo gruppo. I recently went to Rome. Sono andato poco tempo fa. Sono andato a Roma. Whilst I was there. Mentre ero lì. I watched Roma beat Juventus. Ho guardato la Roma battere la Juventus. Forza Totti. Forza Totti. Like, anybody else been to Roma? To Rome. Qualcun altro è stato a Roma? Yes, me. Loved it. Awesome. Colosseum. Woo! E le persone iniziano a commentare. Sì, anch'io, Colosseo, mi piace molto. Bla, 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 bla. I met this really tall Italian guy called Vincenzo. Ho incontrato questo ragazzo molto alto che si chiama Vincenzo. Oh, me too. Here's a photo of me and him. Anche io, questa è la foto di io e lui insieme. Then you add them and message them. E così una volta che commentano, quindi hanno interagito, li aggiungi e gli mandi un messaggio. Hey, noticed that you also went to Rome recently. Thought it'd be cool to connect. How's things? Ciao, ho notato che anche tu sei stato a Roma recentemente. Quindi ho pensato di connettersi. Come stai? So simple. Semplicissimo. This is my favorite one now. Però adesso vediamo il preferito di Fraser. Events. Eventi. Now if you like building offline, you will love this one. Se vi piace costruire la vostra rete offline, questo sarà per voi. On the right hand side, it shows you all the different types of events. Ci sono tutti i diversi tipi di eventi. Networking. Networking. With a little art. Causes. Arte. Commedia. I don't know, crafts. Then, ballare. Drinks. Film. Fitness. Food. Cibo. Food. Health. Mm-hmm. Salute. So, let's go on health. Salute. Now, because I am in Cologne, it will find all the health-based events in Cologne. Quindi, dato che lui in questo momento si trova a Colonia in Germania, troverà tutti gli eventi relativi a salute e benessere a Colonia. So, I can click on more. Here. Poi, clicca on where is more me? Ah, Rome, ok. Yeah. Roma. I can select Rome. Perfetto, selezioni Roma. And now it will find me different events in Rome. E quindi troverà tutti i diversi eventi che saranno a Roma. So what am I going to do? Quindi cosa si fa? Now sometimes, qualche volta, when you click on this, quando clicchi su quel link dove è Fraser sopra, it will actually show the whole list of people. Ti mostrerà la lista di tutte le persone che vanno a quell'evento. So I can connect with those people, ask them about the event.
Quindi potete cosa fare? Connettervi con queste persone e chiedere dell'evento. Hey Vincenzo, I saw that you were going to the Festival del Benessere Natura. Very good Italian, mate. So, ciao, ho visto che stai andando all'evento Festival del Benessere Natura Insieme. Have you been before? Sei già stato? Yes, it was amazing. Sì, è stato meraviglioso. Okay, I'm going to be going too. Okay, anch'io andrò. Awesome, see you there. Benissimo, ci vediamo lì. I'm just generating leads online. Così, in questo modo, stai trovando nuove persone online su Facebook che sono interessate alle stesse cose di cui tu sei interessato. Some people will crush it, some people won't. Alcune persone spaccheranno con questa cosa qua, alcune chiaramente no. Some people will reply to you, some people won't. Qualcuno risponderà, qualcuno no. Now, if you want to make the whole process even easier, se vuoi far sì che questo processo sia anche più semplice, there are some technologies that are coming out now on Facebook and Instagram. Ci sono alcune tecnologie che rendono questo processo ancora più facile sia su Facebook che su Instagram. Involving the Messenger. Che includono l'utilizzo di Messenger. And a software called ManyChat. È un software che si chiama ManyChat. I'm fortunate enough to be very good friends with one of the best bot builders in the world. E lui è, Fraser, molto amico con uno dei migliori costruttori appunto di questo bot, di questi bot nel mondo. And I know you're going to be hearing something really, really soon. E Fraser sa che appunto ora parleremo di una cosa importantissima. And you guys are super, super lucky to have Alessandro and the rest of the Academy Pro. E voi ragazzi siete molto, molto fortunati ad avere Alessandro e il resto di Academy Pro. I know the training's like super valuable. I training sono meravigliosi. And these days there are very few companies that have up-to-date trainings that are really good. E in questi giorni, dato che Fraser parla in tantissime aziende, ci sono pochissime aziende che hanno dei training fatti veramente bene. But I know this is a little bit like crazy, but I know some people might have some questions, so I can spend like 5-10 minutes doing those. Thanks, man. So, ragazzi, se avete domande, lui ha 5-10 minuti massimo, perché poi, come vi dicevo, va in diretta sul suo profilo, quindi se volete seguire... I don't know, maybe if you want to share, like, where people can find you, where people can follow you, if you want to share your screen. Yeah, if they... Hang on. Quindi, ragazzi, se volete, in caso, intanto che leggiamo un po' di domande, okay. Se volete seguire Fraser, ora ve lo fa vedere. Questo è il profilo di Fraser, Fraser Brooks, e lui va in diretta ogni martedì. Quindi andate. If you prefer Instagram, then Instagram. Se invece utilizzate Instagram, il Fraser Brooks Online. Questo è per appunto video di valore. Potete appunto, se capite un po' inglese, imparare cose nuove sempre. Grazie. I just have to improve my Italiano. Awesome. Let's see if we have any questions now. Let me see. There's so much to learn about social media. C'è tantissimo da imparare. So, one guy asked... I don't know where I can see the event. Non ho... Paola Deschi chiede dove posso vedere gli eventi. Non ha capito dove vedere gli eventi. Paola, magari poi c'è un pezzo di diretta e la puoi rivedere. C'è una domanda. Federico is asking, does Fraser use the profile or the page? If you want to know anything about the profile, then I'm your man. If you want to know anything about page, Vincenzo is the best in the game. Quindi Fraser ha detto, se vuoi imparare qualsiasi cosa sul profilo, Fraser, anche perché lui ha costruito il suo team solamente utilizzando il profilo, 30.000 distributori e 300.000 clienti in tutto il mondo, ed è stato uno tra i primi, se non il primo, a utilizzare profilo Facebook nel 2010. Per quanto riguarda la pagina, invece, appunto, Vincenzo, e poi c'è anche, appunto, avete voi, il training con Academy Pro. Tu leggi altre domande? Let's see other questions. Formazione top. People love this. I'm loving this. First of all, thank you so much. Grazie mille. Grazie mille. Ora chiaramente, ragazzi, rimanete collegati perché abbiamo la novità, anche se appena Fraser ci deve abbandonare. Questo va?
Bye. Bye. Let's see other questions here. Academy Pro. Is Liverpool losing made? No, we should have had a penalty. No. Yeah, but no penalty. Molte domande, ragazzi. I commenti 2:43. Vediamo un po'. Fateci qualche domanda adesso, così la possiamo vedere in diretta subito. Così vediamo un po'. I cannot read all the questions. Ok, lavori solo con la pagina, il profilo ha risposto ora. Lavora anche un po' con la pagina, però lui si focalizza più col profilo. Vediamo un po'. A lot of fantastic ideas, Esmeralda, great. Cool name, Esmeralda. Esmeralda, nice name, yeah. Very cool. È registrato. Second mode to find public. Quante live, Jessica, quante live consigli sul profilo? Ok, how many lives do you recommend to do on your profile? One a day for 10 days to build confidence. Una diretta al giorno per 10 giorni. Questo serve per voi per aumentare la vostra autostima, la vostra sicurezza. Two or three a week to gain visibility. Due o tre a settimana per aumentare la visibilità. One a week to gain traction. E poi una settimana per aumentare sempre step by step though. So maybe like 10 to start with, then 2 or 3 a week, and then once a week. Yeah, I actually highly recommend that the guys listening go on a 10-day like challenge just to do 10 Facebook lives in a row, 5 minutes minimum to 30 minutes maximum. Quindi quello che suggerisce Fraser adesso è di fare voi ragazzi una sfida, una challenge, voi nel vostro team, e andare in diretta per 10 giorni consecutivi sul vostro profilo. Dai 5 massimo a 30 minuti, e questo vi aiuterà a aumentare l'autostima, l'interazione, e poi continuare una volta finiti questi 10 giorni, inizialmente 2-3 a settimana, e poi una settimana come sta facendo Fraser da ormai 2 anni e mezzo. And if you do it, once you're finished, e quando lo fai, appena hai finito di fare questi 10 giorni, play the live back on a computer or an iPad. Which one? The live that they just did, just use like a computer or an iPad. Ah, appena hai finito di fare il live del giorno, metti live, riproducilo su un computer oppure su un iPad. Then get your phone. Poi prendi il tuo telefono. And do a little video. E fai un piccolo video. And do this in front of the screen. E poi fai questo davanti al cellulare, al video. Post it onto your Instagram stories and tag me in it. E poi posti sul vostro profilo Instagram, sul tuo profilo Instagram, e tagghi Fraser. Yeah, just as a little challenge. Quindi questa è una sfida, che è una challenge che vi dà Fraser, di fare questi 10 video. E poi dopo ogni video fare un piccolo post così, dopo un video, non ogni video, e taggare Fraser su Instagram. Uh-huh. Ok, last 3 minutes, like, ultimi 3 minuti, guys. Ultimi 3 minuti, ragazzi, perché poi Fraser deve scappare. Vediamo se c'è un'altra domanda al volo. Intanto c'ha... Gatti. Vediamo un po'. Rimanete collegati, ragazzi, che ultimi 3 minuti e poi condividiamo con voi. Vediamo un po' l'ultima domanda. Vado domande, eh? No, perché ce l'ha nascoste. Che domanda possiamo fare? Quell'aria pezza chiede: un solo profilo o ne gestisci più di uno? Chiedo perché non possiamo avere più di 5.000 amici. So, do you recommend to have just one profile or more than one? Because you are limited to 5,000 friends. One profile, one passion group, one business page. Quello che suggerisce Fraser è un profilo, un gruppo, diciamo, dove voi interagite, postate cose di cui siete appassionati, e poi una pagina, una fan page, una pagina business. One Instagram profile, that's it. E yeah. Poi un profilo Instagram, chiaramente. Yeah. Uh-huh. Perfetto, penso, ragazzi, che siamo a posto. E ringraziamo Fraser, appunto, seguitelo. Thank you, mate. Thank you for being here. Fraser, you're welcome. Thank you.
Grazie. Fraser, you rock. Chat, thanks, bro. I appreciate that. Forza Napoli, to your live in my car with my smartphone on the screen of the navigator was like, whoa, what? Amazing. Great job. Fantastic. You rock. Forza Liverpool. Milan. Thank you guys for having me on, and grazie Snap. Forza Snap. Forza Snap. Go grow all the way to the top. And hopefully one day we'll see you live. Yeah, sure. Mate. Quindi un giorno, ragazzi, sure. Fraser verrà sul palco live. Definitely, 100%. All right, guys. Thank you, mate. The rest of it. See you soon. Bye, Fraser. Ciao a tutti. Ciao, thank you, mate. Ciao bello. Perfetto, ragazzi. Ecco, fateci sapere poi, appunto,